Guardate un po' chi mi sta aspettando. Vedo un indizio, Bartolini. Che sarà? Boh, guardate il pacco. È arrivato un pacco. Ma avete visto? Adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro. Lo aspettavamo da un po' di giorni. I'm walking alone, the streets are empty. Everything I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Ragazzi, ci troviamo a Mormanno, in provincia di Cosenza, nel laboratorio segreto di Batman. No, scherzo. Nel laboratorio segreto di Arrow, perché guardate dove ci troviamo. Siamo dove si creano gli archi super tecnologici, dove si sistemano le frecce, eh? Siamo a casa. Io non creo gli archi. Lui non crea, lui li modifica, li setta, li prepara, li trucco, li trucca, fa il tuning. Comunque siamo nel laboratorio quasi segreto di Gaetano, che da oggi in poi non più, però non vi dico dove siamo. Allora, di arco se ne parla poco, se ne parla molto per quanto riguarda le gare, quindi il tiro al bersaglio, se ne parla poco per quanto riguarda il divertimento. E siccome sono tutti video esclusivamente americani, noi inizieremo a fare qualche video pure in italiano, perché fa vedere come ci possiamo divertire con l'arco, come possiamo principiare con l'arco, quanto spendiamo per un arco per poterci divertire la domenica, è adatto ai bambini, possiamo utilizzarlo con i nostri figli? Sì! Tranquillamente, sarà una nuova rubrica. Questo è l'arco dei bimbi, vedete? Guardate qua, è un ricurvo in PVC, però lui non l'ha neanche modellato con la pistola termica, ma si possono fare anche archi in PVC. Tu sei d'accordo con me che si parla poco di arco in italiano su YouTube? Si parla molto americano e poco italiano per quanto riguarda l'arco. La FITARCO, che è la federazione madre italiana, oggi CONI, è nata nell'immediato dopoguerra grazie agli americani. Grazie significa i soldati americani che si portavano gli archi in Italia. Inteso come sport, eh? Inteso come sport. Come sport. No, io intendo come divertimento. Sì, come sport. Perché se vogliamo parlare di storia, invece, la nostra storia è molto più antica. Più antica, se vogliamo usare. Ah, un'altra cosa potrebbe essere, sai cosa, ste alette lunghe che non mi piacciono proprio come... Mamma mia, che bello. Grazie. È arrivato il caffè. Pausa caffè. Pausa caffè. Stiamo tirando a questo segno qui, come vedete, ho tirato io, Gaeta, dillo sul video che ho tirato io. Sì. Sennò da 3 metri, sì, no, vabbè, sono 10 metri, però dai, non è male. Siamo in fase di taratura dell'arco, stiamo regolando il lungo, stiamo regolando... Siamo onesti, dai. Quanto abbiamo sceso? 50 libbre? Circa? Sì, 48 libbre, 50 libbre. Il 70 non lo riuscivi, non potevi gestirlo. No, il 70 libbre era troppo forte, mi spaccavo la schiena per caricarlo. E poi arrivava una botta che manco dobbiamo ammazzare qualche cinghiale noi. No, non si fa in Italia. Non si fa in Italia, non si cacciano i cinghiali in Italia. Noi prendiamo i cinghiali di importazione. Vabbè, quelli già. Ok, andiamo a provare questo allungo 26. Ora lo prendo per Bowdre. Lascia stare che è un bel giocattolino questo. È vero, eh?
semplicità. Abbiamo un problema. Sono uscita una corda. No, vabbè, ma questo è vero. Ok, vai. Stai registrando, mo, sì? Certo. Ah, benissimo. Ora siamo con la corda qua. Là lo possiamo mettere poi là. Bravo. Sì, la metteremo. Non barare, mi ero messa a 9 metri e mezzo. Sì, sì, guarda. Vedi le piglia. Infatti. Non tirare ancora. In sicurezza. Mettiti in sicurezza, perfetto. Allora, ti voglio far. Ecco. Metteremo poi la cosiddetta susette qua, no? In modo tale da avere tu un riferimento, stai sempre col verde. Col verde. Va bene verde, 10 metri va bene. Il verde a 10 metri, il rosso lo tagliamo a 20, il giallo lo tagliamo a 50. Tu poi vedrai a quanto. Infatti, ancora dobbiamo sistemare qua. Proprio. Vabbè. Si comincia a ragionare, però sto fatto sto loop che gira manoc, vabbè, è già fatto. No, vabbè, lo dobbiamo, vabbè, lo sistemiamo dopo, lo sistemiamo, no, lo rifacciamo proprio, che non mi piace proprio, sempre in sicurezza, cioè. Sempre. È bello che sono abituato che mi sto. Ho rotta la freccia, quasi. Ho tirato tre frecce, che la terza ho rotta la seconda. Ancora no, dai. E la Madonna, l'ho messa. Adriano, scusa, avvicinati. Cioè, guarda che cosa ho fatto, guarda le frecce dove le ho messe. Beh, come primi tiri, va. Diciamo che non ti puoi lamentare dell'allievo. A essere onesti, alla 15ª freccia con un arco nuovo non ci possiamo lamentare. Non ci possiamo lamentare. Attenzione Ricky, Robin Hood è tornato. Addio. Venga a rubare voi e dai i poveri. Oddio. Dai, ok. Va bene, però l'abbiamo fatto. Poi parleremo dell'arco, del modello, dove l'ho preso, quanto costa. No, vi presenterò meglio Gaetano, poi nelle attività che verranno, insomma, ci sarà da parlare. Saluta Gaetano! E la saluta agli amici di YouTube! Arrivederci! Ciao, ciao. Alla prossima frecciatina! Io il caffè l'ho preso! Anche noi, ciao! Pensi che siano abbastanza vicine? Vedi? La distanza era questa, io sono qui, il bersaglio era su quella cassa là, 13 metri, 15 metri. Sono 25 metri, le case si fanno molto più difficili da gestire per un neofita, specialmente se ancora l'arco non è ben settato col mirino, con il resto, e con il resto. Però ci siamo difesi, abbiamo spaccato già il legno, eccolo qua, una freccia. Vorrei prendere un riferimento preciso, quindi dimenticarmi il target giallo, prendere il target giallo solo come riferimento sui pin del mirino e vedere le frecce se vanno tutte nello stesso punto, poi che sia da settare il mirino con i pin, che sia da settare il rest, biscuit, quello che sia, non importa, l'importante è che prendendo un riferimento le frecce vanno tutte là, perché dopo uno segue l'errore e setta l'arco in maniera che quelle frecce
andranno tutte sul giallo, si spera. Quindi abbiamo avvicinato il target per una questione di comodità, per andare a prendere le frecce. Madonna che stanchezza. Tiriamo 6 frecce e vediamo che succede. Quando vedete gli arcieri usare pantaloni lunghi e scarpe da montagna, è per le zanzare. Bene, basta così. Mi sembra chiaro che il riferimento è giusto, va solamente settato un po' il mirino, perché tenendo il pin al centro le frecce sono andate leggermente a sinistra, però sono tutte vicine, quindi vuol dire, a parte questa e questa che mi sono scappate per colpa di una corsa lunga, un tiro che quasi volevo annullare, tutto il resto sono concentrate nell'arco di 3 cm. Quindi vuol dire che il punto di mira è giusto, che la scoccata è giusta, però è da settare il mirino, oppure è da sistemare il resto, perché è un biscuit, quindi ha le setole e su determinate frecce potrebbe essere da allineare. Tutto qua è una questione di scorrevolezza. Comunque l'importante è che sia tutto così, tutto stretto. In una rosata piccola così ho messo 6 frecce e quindi va bene così, va bene. Questo sgancio di merda, Gaeta, c'ha una corsa lunghissima e si allenta il polsino, quindi a volte il grilletto lo devo rincorrere, e questo è accaduto per via del dito non ben centrato, una e una due. Le altre frecce con cui sono stato molto più attento al grilletto, anche se ho preso la mira qui come hai detto tu, poi sono andate al vicino, vabbè è una questione di allineare il rest, però sono nell'arco di 3D, ma neanche 3 dita, 2 dita e mezzo. Allora ragazzi, avete visto com'è semplice tirare con l'arco, semplice tra virgolette, perché per fare 4 tiri in così, in serenità, per divertirsi, per rilassarsi, non ci vuole una laurea in arcieria, quindi bastano pochi euro, potreste divertirvi anche con l'arco, quello del Decathlon da 49,90 euro, così come prendere un compound come il mio in offerta, potete spendere 200-300 euro per prendere comunque un arco completo di tutto, quindi completo di mirino, completo di feretra, completo di frecce, completo di qualsiasi cosa. Però il mio consiglio è fare un piccolo corso, perché è importante capire l'apertura delle braccia, quindi l'arretramento della corda, come deve essere effettuato per evitare spiacevoli conseguenze. Perché finché noi usiamo un arco della Decathlon che sono, non si è, no, 20 libbre, è relativo, perché tu fletti la corda è morbida e non ti fai male. Se vai ad usare un arco come il mio, che le libbre sono 70 ed è a cam, cioè a carrucole, un arco composito,
appunto compound, la forza iniziale che ci vuole per poter caricare l'arco è impressionante. E allora lì entra in gioco la tecnica, perché potrebbe sopraggiungere un problema fisico a livello proprio di legamenti. Vi potreste veramente far male ai legamenti dei vostri arti superiori. La forza fisica serve per i primi centimetri, dopodiché la tecnica dice che dovete aprire le scapole e incastrarle dietro. Come capire se la scapola sta lavorando o meno? Semplice, fate venire vostra moglie, un amico, vostro figlio, chi che sia, vi fate mettere la mano dietro tra le scapole, voi aprite l'arco. Se la mano non sente movimento, state aprendo di petto o di braccio. Quando aprirete di scapole, sentirete proprio intorno alla mano le scapole che si vanno ad aprire e chiudere, quindi si vanno ad incastrare. In quel momento tutte le vostre scapole sono bloccate e quindi la trazione viene data da tutte le parti ossee, quindi voi dovete solamente bypassare, quindi evitare questo snodo qui e questo snodo qui. Quindi evitando gli snodi avrete una tensione statica e stabile. Questi sono tecnicismi che vi dovrete imparare e ve li dovete far insegnare da un istruttore che non sono io. Io vi sto ripetendo a pappagallo quello che mi hanno detto nella prima lezione, e quindi se volete venire a Mormanno in questa scuola di arcerie, troverete una persona veramente alla mano, veramente che ci mette il cuore più del cuore. Non è assolutamente proibitivo il prezzo, non è assolutamente una cosa così costosa, anzi, venite, provate, fate anche una prova, volete venire insieme a me, ci organizziamo e non ve ne pentirete. Intanto inizieremo questa piccola rubrica sull'arco, perché in Italia non c'è, e quindi poi nello specifico andiamo a vedere il mio arco, il modello e tutto, pezzo per pezzo, tutti i pezzi che lo compongono, perché sempre solo video in inglese è un po' noioso, no? Sentiamone qualcuno pure in italiano, dai.